me lo monterà lui, perché si è fermata la registrazione. Adesso non trovo il telecomando. Dai, prendi il telecomando in mano. No, oh, fuck. No, fuck. Oh, mi hanno fatto fallo, mi hanno fatto fallo. Yoshi, allora, stupida registrazione, tanto durerà un'ora sto video. Un'ora? E allora è meglio solo tieni diviso. Fai parte no, di perché due. Una è durata 50 minuti, dopo faccio un'altra parte di 10 minuti. Ah, è durata non 50 ha senso. Minuti. La prima parte è durata 50 minuti. Ci metterò a fare editing. Niente, perché tanto è poco pesante. Che formato devo salvartelo? Uno qualsiasi. Vai, basta che passi! Che qualità vuoi? Oh, fai quello che vuoi. Te lo faccio leggero. Sì, fammelo leggero, non fammelo. Tipo? Tipo è sufficiente MP4 o AVI. No, ma non c'è MP4, mi AVI. AVI è pesantissimo, eh. Sì, ma tanto se è bassa la salvavi. Qualità. È bassa la qualità. Sì, ho capito, ma dipende come imposti l'editing all'inizio. Sono imposti per. Lasciamo stare. Tu dimmi tipo quanto lo vuoi grande, proprio in termini. Boh, non lo so. Se normalmente ce l'ho mezzo gigabyte, facciamo sì, non più di mezzo gigabyte, ecco. Non più di mezzo, quindi puoi arrivare fino a mezzo. Perché stiamo parlando di queste cose mentre gli altri ascoltano? Tanto io l'ho dimenticato. Non più di mezzo, quindi così. E tanto non ci arriverà mai più di mezzo, a meno che faccio in MTS2. Come li salvo io i video per caricarli. Si vedono anche bene. Si vedono un po' spiaggiati. Ma perché la Wii? Ah, la Wii che manda le immagini così. No, se no dovresti cambiare le impostazioni. Eh sì, lo so, luminosità e roba simile. Contrasto. Contrasto, nitidezza. Contrasto, deve aumentare il contrasto. Cioè, potevi entrare in porta. Sì. Sì. Entravo dentro con la palla. Sì. Ma proprio adesso è finita la partita, Ma questo è già il secondo tempo. Guarda, secondo tempo, tempo di recupero. Posso? Sto controllando la cioè, posso. Proprio 10 minuti dalla fine. Cioè, ma aspettare un po'. Aspettare un po'. Facciamo un'altra cosa lunga. Tipo le rupie. Eh sì, vabbè, non ci vediamo. Allora facciamo un po' di easter egg, non solo le rupie. Tutte, dai, così le vedo anche. Facciamo io. La Pokéball. La Pokéball. Facciamo il trenino. Facciamo. Me le fai fare a me. Facciamo qualche riferimento a Mario Sunshine anche. Se vuoi. Che gioco? Inizia per Galaxy. Galaxy 1. Ok, possiamo chiudere qua, ragazzi. Per adesso. Per adesso, torniamo. Adesso perché faremo poi lo spezzone della mela. Giusto. Che non aspetta. Ricordo. Se qualcosa che vero c'è. Ismael del futuro che tu hai già pensato. Io ho a già farci pensato. Mostrare la mela. Eccola. Sì, Ismaele dal passato. Ci ha già pensato. Ci ho già pensato a farvi vedere questa parte. Questa è la mela. Avete visto all'inizio del video. Sentite che ora è qui. La cerimonia di premiazione. La cerimonia di premiazione. Mi scuso per prima che si è tagliato il video. Non so perché, si è spento. Non so perché. Quindi lo darò al mio compare che lo monterà. Magari dopo Pasqua ci rincontreremo forse ancora un'altra volta. Ti ho detto che te lo mando via email. Ah, giusto. Però tu hai, dopo hai sempre la mia micro SD. Te la mando via email. Mi manda via email la micro SD. No, vabbè. Poltergast. Giusto, c'è la spira polvere qua. Poltergast 6000. Sì, 6000, certo. E certo, il 5000 esiste. Un po' vecchiotto questo. 5000 esiste già. Aspetta, come si chiama? Rowenta? Boh, non lo so. Per chi non sa. Questo è il Poltergast 1200. Oh, vecchiotto! Pam. Pam. Ta-da. No, dai, scherzo. Basta. Ora ci vediamo con gli easter egg di Mario Galaxy. Super Mario Galaxy, eccoci qua. E oggi saremo qui a farvi vedere gli easter egg di Mario Galaxy. Andremo nella partita che ho fatto durante il versus. Così almeno giusto per gradire. Se devi fartela con Luigi, devi fartela. Perché non te la stai facendo con Luigi? Partiamo subito con il primo, cioè la rupia di Zelda Wind Waker o qualcosa del genere, non mi ricordo.
The Wind Waker? Ma è proprio Wind Waker? Non lo so se... È proprio riferimento a Wind Waker o a Zelda in generale? Mi sa, generale, se è una rupia. Io ho un gioco solo di Zelda, che è un gioco vecchissimo che c'era su Nintendo Shop, gratis. Che avevano messo gratis, ho detto, ma si scarica. È uno di quelli proprio vecchi. Ok, vecchi, qui, al posto di prendere... Facciamo un po' di scheggia, va? Giusto per perdere tempo. Posso prendere la stosfera, andate? Che fluidità! Me lo ricordavo così fluido. E neanche io ogni volta che ci mi rimetto a giocare alla... Se rubia! No! Una rupia! No! Scendi, scusa! Sicuro che è una rupia! Posso fare lo zoom? Ti sicuro che la rupia? Avete visto tutti? Ma sei sicuro che la rupia? Non va più il sole. Frosty. Ah, non l'ho detto io, l'ho detto quello che fa l'easter egg. Eccola. Riferimento. È esagonale. Vabbè, non potevamo farlo un pochino più grande. Quelle rupie non le ha mai prese nessuno, scommetto, vero? Suicidio! Suicidio! Tanto hai 4 vite. Ricordati. Ah, ma devi uscire, ma anche te, ma invece di suicidarti. Volevo suicidarmi. Masochista. Secondo, andiamo nella cucina. Cosa c'è in cucina? C'è la Pokéball! E mi sembra che ho già fatto vedere nel versus. Per perdere tempo. Poi c'è il trenino che non è riferimento a nessuno, spero. No, è riferimento alla stessa galassia. Ah, vabbè. No, non è un riferimento. Ecco qua. Potete già vedere il pianeta in alto che è un po' circolare, può già... Sembra la un fungo, forma. Così sembra un fungo. La patata forma. Sì, la patata forma. Io l'ho chiamata la patata forma. La patata forma. Una galassia due. Patata forma. La galassia patata forma. Io l'ho chiamata quella parte la patata forma. Ma come fai a salire? Devi rifarti tutto. Sì. Che palle. Pausiamo. Siamo qui. Ok, siamo arrivati. Io ho tagliato due pezzi epici, però. Non posso sapere quando faccio le cose epiche quando. Ma che erano fake. Magari registri tutto poi tagli. Ah. Erano... Di solito uno fa così, no? Sì, di solito uno fa così. Pokéball time. Vabbè, tutti lo capiscono. Mi sa che l'hanno notato tutti, No, adesso io vado giù direttamente, guarda. No, ok. Credevo di andare a prendere subito la... A vedere. Sarebbe, sì, una Pokéball. Identica. Sa Pokéball. Che c'è? Stanno qui al buio. Sì, Jacopo, se no si vede la luce sulla TV. Jacopo, vattene via. O mio fratello, qual dir si voglia. Qual dir si voglia. Che parola è? Dovrei uscire, però. Al diavolo. Vero? Ma no, come la fai, parola? No. Almeno la balocco, che quella la so fare senza molla. No. E vabbè, riferimenti di Sunshine invece lo volevo fare in un'altra galassia. Ok, chi se ne frega. Ok, ora andiamo invece alla sala motori. Vabbè, assolutamente. Storia qua. Questo me lo ricordo almeno. Ragazzi, il barocco è qui con 40 stelle, se non sbaglio. E tu che ne sai? Che so io. Primo. Questo qua sì, quello per le mode. Thank you.
Che calduccio! Io non vedo molto giù davanti la sedia. No, vabbè, praticamente mi ero messo in piedi sul ciuffino, visto. Ah, per chi non avesse... Aspetta, vi faccio vedere anche una cosa. Non vi hanno mai stizzicato l'idea che qua dietro ci fosse qualcosa? Tu lo sapevi? Sì, lo sapevo. Ti ricordo che l'ho finito io questo gioco. Sì, ok, ma io l'ho scoperto dopo di averlo finito. Allora, no. Prima. L'ho spinto a terra. Chi se ne frega? Faccio così. Spider-Man. Mario Man. Superman! No, è da Nappi. È da Nappi. Non farlo. È da Nappi! Fatti colpi. Dai, vieni qua. Anche lo stesso, quando ho visto il let's play, sempre dello stesso. Lui odia Mario Mo. E questo livello lo odiava. Ogni volta che la vedeva la molla. Secondo me è quello più bello. Sì, però pure meglio dell'altro. Praticamente l'hanno fatto quasi inutile. Amore. Sì, qua non serve. Almeno. È possibile farlo senza. Ma i pro non lo fanno. Cioè i pro lo fanno senza. Praticamente andate in questa nicchia, mettete la prima persona. Ed ecco quello qua. Visto? No, saliamo anche qua. Volevo farvi vedere come salire in cima a questo coso. Come senza usare questo il pro, per quanto possiamo, io posso essere, vabbè, lui può anche esserlo, io non so. Così non intaccherete neanche le vostre astroschegge, che ne otterrete il massimo. Ne è rimasta su qualcuno, sì. Senti, si sono distrutte. Ancora. Però ne perdete di più, se andate con la molla. Anzi, sarà più quelle che perdete e quelle che tenete. E ora saltiamo su. Cos'è? L'hai fatta senza molla la prima volta qua, no? Quando hai fatto il versus. Sì. Conquistato. Mo? Poi vi ho già fatto vedere il invece. No, allora ve ne faccio vedere un altro. Dopo, in quella finale. Quello dell'universo, no? Chi decide il destino dell'universo? Mia nonna. C'è anche un Mr. Eggly. Che l'ha dimenticato, però, quello che fa l'Easter Egg. Solo che non è un Easter Egg, perché praticamente il gioco a cui fa riferimento è venuto dopo questo gioco qua. Galaxy 2! No. 3 gioco, tu non lo conosci, sicuramente. Ma di che gioco? Che personaggio? Platform. Non è platform. È per CPU. Per PC, non per CPU. CPU. Per PC. Qua volevo farvi vedere. Per Ninja Sunshine. Vedete già la spiaggia. Che gioco è? Te lo dico dopo quando faccio l'easter egg. Intanto. È un PC, un platform. No, non è questo. No, ho scelto la stella sbagliata! Adesso ritorni dove? Ah, lì, ok. Fail. Tanto tu controlla che non si spegna, sì, passeggiata... vabbè, spara acqua, Beh, quello è dello Splat, no? Splat 3000. Splat, quello lì. Splat 3000. Meglio chiamato Flood. Meglio chiamato Splat. Splat punto. Ma questo qui è la prima. Ti ricordi, noi all'inizio li facciamo così, senza usare la noce. Sì, io invece adesso faccio così. Me ne vado via. Ah, non serve. Ho
posso far così, no? Non mi ricordo cosa succedeva se aprivi il cannone. Ti dava un fiore fuoco, che se accendevi le torce ti dava un fiore di ghiaccio. Quali torce? Le torce che tu, su cui mi ero seduto prima. Ah, d'accordo. Ah sì, infatti quello che è sempre lo stesso che ho visto, qua non riuscivo a trovarlo un fiore ghiaccio. Allora ho fatto come hai fatto tu adesso. Ho detto, boh, non riesco a capire cosa devo fare. Tac. È salito così. Tac. Sì, sono odiosi questi. Stardi, scappate. No. No, mi ha detto le cose. Aia. Bocciato. Che è successo? Cacchio! Ma non fa così! Oh, aspetta, ha fatto lo schianto sull'acqua. È atterrato no, sull'acqua. No, perché tanto. Però era... Sì, sotto ma sull'acqua è caduto. C'era sotto la sabbia. Dove? Vabbè, non vedo niente. C'era sotto l'aereo nell'acqua bassa. Forse pro game. Ecco, questi qua spara fuoco più che spara acqua. A me questo è il riferimento. Quello, la spiaggia e Splack. E allora? Eccolo qua, spara. Lo sanno e poi è anche diverso. È blu. E beh, ora... quello lo sapevano tutti. E vabbè, però chi non sa, chi non conosce Mario Sunshine. L'avrò parlato chissà quante volte. Sunshine non è molto... possiamo stare... A parte che noi avevamo 4 anni quando è uscito Mario Sunshine. Hai notato che l'attico... sembra fatto per la principessa. È tutto rosa con la corona. Ti capite capi una cosa? Sì, ho capito. Aspetta, cosa? Sarà la quarta volta che sì, non voglio farvi vedere tutto. Non ho voglia di farvi vedere. Sarà la quarta volta che dobbiamo salvare Peach e ricreare sì, l'universo. Sì, decide il destino dell'universo, ok. Ricreiamo l'universo. Per la quarta volta. Per la 14ª volta. Suicidio, anche se potevi aspettare perché si è atterrato la luce che... Suicidio tale. Cosa fai? Cosa fai? Hai qui i programmatori, gli sviluppatori, però... Senza offesa per gli sviluppatori, però... Guardate. Cosa fai? Qui sei morto, ti ricordi? Ti ricordi che continuavi a morire quando l'hai fatta la prima volta? Ok, ci siamo quasi all'easter egg. Ah, torna su, col c'era potere delle fiamme. Da, col potere delle fiamme. Giusto, chi troppo muove, ossia, sono, chi troppo... Bebe. Chi troppo... Bebe. Chi troppo vuole, nulla stringe. Eccolo qua, l'easter egg. Quale? Questo fascio di luce. Una M. Questo fascio di luce e questi qua. Cosa fa? Una... E che colore? Ah, ma aspetta, la costellazione, la tizia, la... Non è nessuna costellazione. Beh no, sembra un carro. Sembra il carro. No, è il fascio che devi guardare. Cosa fa questo fascio? Questo fascio, guardate, vi trasporta in questo modo sull'altro pianeta. Adesso faccio una scorciatoia sopra. Ecco, secondo. Cosa succede? Cos'è? Cos'è tutta sta cosa? Non lo riconosci? Beh, chi se ne è morto! Non lo riconosci? Perché non conosci il gioco. È in vendita su Steam questo gioco. A pochi euro. Non fare pubblicità. E parlo di Portal 2. Mai sentito nominare in vita mia. Vai, quindi vuol dire che era un bel gioco. È un bel gioco. È un bellissimo gioco, solo che non è adatto. Io sono il... Io sono quello... Il platformista sono. Non è un platform, di fatto. Hai detto tu prima che è un platform. No, mi sono sbagliato io. Non è una specie di platform, ma non è un platform. È un RPG? Neanche un RPG. È uno sparatutto? No, è un puzzle. È un puzzling. Tipo Luigi's Mansion. Muore! Lo so. È un puzzling. Cos'è, una cosa tipo Luigi's Mansion? No, tu praticamente sei in delle stanze e devi risolvere delle specie di puzzle per andare avanti. Che tipo il dottor Lytle? O come cavolo no, si no, quelle chiama? Lì sono proprio enigmi. No, invece qua parlo di avere di
degli oggetti dove devi... come Luigi's no. Mansion Dark Moon. Se tu lo guardi, se tu lo guardi, ci sono un sacco di... è fatto di puzzle, l'hanno fatto tutto pieno di puzzle. Per quello che lo vorrei. Vabbè, io spengo la Wii e spengo anche la registrazione perché è tardi. Saluta, io sono Daysmith64. Io sono sempre io. Lui è Franz per 98 e vi lasciamo con 1 ora e passa di video. Basta, ciao.